Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Eccovi un altro video sempre inerente alla tematica dei videogiochi che ci fanno sognare. Quante volte ci siamo ritrovati in un open world terribilmente vuoti e scarni e quante volte abbiamo visto in lontananza dei panorami che non erano fisicamente esplorabili o che magari non aveva senso visitare. Tanti giochi ci fanno correre avanti e indietro per via di fetch quest varie e ci impediscono di affezionarci ai luoghi, oppure semplicemente non influenzano la nostra memoria visiva. Oggi voglio parlarvi di un gioco di ruolo molto discusso e, se vogliamo, che potrebbe pure essere interpretato come indie. Ve lo avevo già portato appunto ed era Kingdom Come Deliverance. Qui ci sono panorami stupendi, niente magia, tantissima storia e ci sono anche all'interno del gioco dei compendi storici che mi fanno rimpiangere di non aver avuto giochi di questo tipo quando andavo a scuola. Questo è un gioco che ci farà scoprire appunto tante cose sul Medioevo, come viveva la gente, il fatto che magari pochissimi sapevano leggere e che c'era tantissima superstizione e tanti vizi che ci sono ancora oggi. Ma ciò che mi fa sognare in questo titolo sono i panorami, il mondo di gioco intero e l'esigenza e, se vogliamo, la necessità di viaggiare, di fuggire. Potete farlo a cavallo, a piedi, col personaggio che deve anche mangiare e riposarsi. Vedere un villaggio in lontananza senza sapere magari che lì si nasconde una quest o la possibilità di scoprire qualcosa o magari un venditore dei libri da leggere. E magari ci sono anche dei luoghi che non servono a nulla, non servono per progredire la storia, ma che magari hanno un pop-up di gioco che ci spiega quel luogo nello specifico, che cosa serviva nell'epoca del Medioevo. Mi fa anche sognare l'arrivare in una cittadina, vedere i lavoratori in lontananza che lavorano nelle vigne, nei campi, e la sensazione di percepire appunto di non contare nulla nel mondo, almeno all'inizio. Passare a fianco a questi lavoratori, arrivare infine alla cittadella dove vivono le persone che contano, che hanno armi e armature che all'inizio gioco almeno vi potete solo sognare o che potete magari sperare di rubare a qualcuno. Ma un gioco che fa sognare come questo ha sempre una linea, un confine da non superare, e avevo fatto un discorso del genere anche su Cyberpunk. Noi siamo gli eroi, questo gioco non è GTA. Qui potete uccidere, derubare, fare ciò che volete, è vero, ma giocarlo in modo sconsiderato può portare al rompimento del gioco. E onestamente, vedere una tale cura nella realizzazione grafica, storica del gioco e vedere allo stesso tempo creatori di contenuti che si fanno delle grasse risate vedendo personaggi volare in aria, sterminare città, vedere rompersi l'intelligenza artificiale del gioco, l'ho sempre trovato abbastanza, e l'ho già detto, l'ho sempre trovato abbastanza irrispettoso nei confronti degli sviluppatori. Ma alla fine, qual è il senso di questo video? Dopo esserci lasciati cullare dalle luci dell'alba e del tramonto di Days Gone e da quell'attività frenetica commerciale di X4 Foundation che potevamo osservare dalla nostra astronave mentre ci facevamo i fatti nostri e intanto il mondo intorno a noi continuava a lavorare, volevo parlarvi dell'immersività che ho trovato soltanto in Kingdom Come Deliverance. È l'unico gioco in cui farsi una passeggiata dopo una quest ha un senso. L'unico gioco dove potete simulare di vivere una vita medievale senza sentirvi, diciamo, dei casi umani. Pensate solo al fatto che io giocai ai tempi Oblivion senza il fast travel, per poi accorgermi dopo diverse ore che non ne valeva la pena. Kingdom Come Deliverance è l'unico gioco dove magari siete lì fermi pensando a come affrontare una quest e improvvisamente vi sorprende il tramonto e la notte sul villaggio dove state alloggiando in quel momento. Le torce si accendono e si accendono anche le stelle in cielo.
E tutto questo, misto ai rumori naturali, vi faranno credere di essere proprio lì, all'interno di quel mondo e non davanti al monitor. Il gioco, poi, nasconde tanti segreti e tante possibilità. Il combattimento è un punto critico, e l'hanno detto in tanti, perché padroneggiarlo è difficilissimo e frustrante all'inizio. Infatti vi verrà male, smetterete magari di giocarci perché ogni volta che dovrete affrontare un combattimento direte oh no e poi perderete, dovrete ricaricare la partita. Ma padroneggiarlo vi darà una grande soddisfazione. E poi potrete addirittura, scoprendolo da solo o con le 1000 guide online, che anche qui hanno senso, potrete insegnare al vostro personaggio come leggere. E quindi leggervi poi di conseguenza tutti i libri che troverete in gioco. Perché ricordatevi, è importante non spegnere mai la fantasia quando state videogiocando.